è la città del Vesuvio. Il vulcano, presente nella storia, nella vita e nell'arte, è stato anche all'origine di molte delle particolarità della città. Cresciuta sul tufo, sulla pozzolana e sulle rocce generate dalle antiche eruzioni del vulcanismo dei Campi Flegrei, Napoli ha sempre sfruttato la pietra dei suoi colli e del fondo delle sue valli per crescere verso l'alto. Nei vicoli stretti del centro storico, nati sulle direzioni delle antiche vie della città romana, i palazzi si stringono tra loro e si uniscono, utilizzando tutto lo spazio disponibile. Il cuore di Napoli, tra San Biagio dei Librai e Piazza San Gaetano, affonda le sue radici in un passato lontano, fatto dei resti delle città cancellate dallo scorrere dei secoli. Cultura, folklore, tradizioni. Il centro della Napoli dei nostri giorni è figlio del suo passato. Le strade e le piazze di oggi sono il frutto della lunga storia della città nascosta, della complicata geografia della Napoli sotterranea. Venti, 30 metri più in basso, una visita dei sotterranei offre spunti ed elementi per capire come si è evoluta Napoli, come il lavorio nascosto di generazioni di napoletani abbia reso possibile lo sviluppo della città che tutti conosciamo. In principio, nel III secolo avanti Cristo, i greci aprirono le prime cave sotterranee per ricavare i blocchi di tufo necessari alle mura della loro Neapolis. Ma lo sviluppo imponente del reticolo dei sotterranei iniziò in epoca romana. Per un visitatore di oggi non è facile orientarsi nel dedalo dei sotterranei che si stendono sotto la città. Mai abbandonati e dimenticati, i primi acquedotti delle origini sono stati utilizzati nuovamente, cambiati, allargati e adattati a nuovi usi. Sulle pareti di tufo è possibile leggere ancora i segni dei picconi e del lungo lavoro svolto dall'uomo nel sottosuolo. Eccezionale testimonianza archeologica, il sottosuolo di Napoli è divenuto negli ultimi anni, grazie all'impegno di un gruppo di appassionati ricercatori, una meta turistica di fama internazionale. Il percorso delle visite guidate, dopo aver attraversato sale e percorso gallerie di epoche differenti, giunge all'acqua, il cui sfruttamento e trasporto furono gli elementi decisivi per la nascita dei sotterranei. Grandi ingegneri ed urbanisti, i romani dotarono la città di una rete di acquedotti complessa, alimentata da condotti sotterranei provenienti dalle sorgenti del Serino, a 70 km di distanza dal centro di Napoli. Altri rami dell'acquedotto di età augustea arrivarono fino a Miseno per alimentare la piscina Mirabilis, che fu la riserva d'acqua della flotta romana. Larghi quel poco che permetteva il passaggio di un uomo, i cunicoli degli acquedotti si diramano spesso in tutte le direzioni, con lo scopo di alimentare fontane ed abitazioni situate in diverse aree della città superiore. A tratti, sulle pareti, si notano ancora tracce dell'intonaco idraulico
utilizzato dagli ingegneri dell'antichità per impermeabilizzare le gallerie.